Buonasera amici di Progress Online e del Movimento 24 Agosto. Questa sera trattiamo un argomento un po' particolare che può sembrare che vada un po' al di fuori delle nostre normali abitudini. In realtà trattiamo di un personaggio politico che rappresenta l'equità territoriale, che rappresenta anche l'importanza delle infrastrutture nel nostro paese ed è un po' l'argomento che abbiamo sempre trattato, quindi si lega molto con queste nostre dirette, con gli argomenti delle nostre dirette, anche se può sembrare che non sia così. Il personaggio di cui parleremo è Giuseppe Zamberletti, il padre della Protezione Civile Italiana, scomparso un paio d'anni fa, che ha avuto un grande ruolo nella storia della politica italiana, soprattutto della cosiddetta Prima Repubblica. Vorrei subito introdurre gli ospiti, soprattutto l'autore del libro di cui parleremo oggi, che parla della sua vita, che parla della sua attività, della sua importanza. E abbiamo con noi il giornalista Gianni Spartà, ciao Gianni, che è Ciao autore di Roberto. questo testo, e poi abbiamo anche Giovanni Mollica che ci aiuterà, insomma, a parlare di questo argomento da grande conoscitore delle infrastrutture, quale è. Saluti a tutti. Ciao Giovanni. Io intanto volevo fare complimenti a Gianni Spartà perché ho letto questo libro tutto d'un fiato, devo dire. Ed è stata una lettura interessante. Ecco, questo è il libro La Luna sulle ali. E poi ci spiegherà Gianni perché La Luna sulle ali. Un personaggio, dicevo, che ha avuto un ruolo non soltanto come padre della Protezione Civile, ma perché all'interno della Prima Repubblica è stato molto importante in diverse vicende italiane e che rappresenta un po' l'equità territoriale, perché poi la protezione civile, che è forse una delle poche cose che funziona in Italia, mi permetto di dire, e che ha creato lui, è qualcosa di molto, molto importante e che deve essere distribuita equamente sul territorio, perché purtroppo anche le disgrazie sono, nel nostro paese soprattutto, hanno interessato il nord e il sud. Basti dire che Zamberletti si è speso e ha svolto un ruolo fondamentale nella ricostruzione del Friuli, ma anche nella tragedia del terremoto dell'Irpinia e in tante altre situazioni successive. Io per questo lascio subito la parola a Gianni Spartà, non gli faccio domande perché lui è un giornalista, io sono un ingegnere che si diletta, diciamo, in questa attività pseudo-giornalistica e quindi non mi permetto, lascio la parola a lui e saprà, come dire, esporci il contenuto del suo libro e saprà farci capire l'importanza di questo personaggio politico. A te la parola, Gianni. Grazie Roberto, grazie a chi ci sta ascoltando. Beh, va, colmiamo subito la lacuna della curiosità perché la luna sulle ali. Questo libro è una biografia che Zamberletti ha voluto, disponendo nel suo testamento, spiegando il suo desiderio che ci fosse in questo libro, questa sua biografia, basata, dovete sapere, su lunghe conversazioni che lui aveva registrato con un funzionario della Protezione Civile e che sono la base sulla quale io ho lavorato, insomma, quindi essendo molto facilitato nella disponibilità delle fonti. La luna sulle ali, perché? Perché il giovane deputato Giuseppe Zamberletti a 34 anni venne mandato, guarda un po', dai giovani democristiani di cui era presidente, a dirimere una faida tra correnti a Palermo. La Democrazia Cristiana era questa balena nel suo ventre di tutto e di più ed era nata una questione in cui c'entrava in qualche modo anche l'ombra della mafia. Poi Zamberletti scoprì che si trattava di odio politico e non c'era nessun tipo di coinvolgimento del partito. E andando a Palermo con questo aereo notturno, di voli notturni di una compagnia che si chiamava Lia,
Lui venne affascinato da questa luna che si specchiava sulle ali e diceva: ma forse la mia carriera politica sta per cominciare all'insegna della bellezza, la bellezza di questa magia della luna che con i suoi riflessi illumina le ali di un apparecchio. E da qui la luna sulle ali, che mi è sembrato giusto far diventare il titolo della sua biografia. Beh, Zamberletti è un personaggio, l'hai già detto tu, al quale hanno fatto i funerali di Stato. Lui era fuori dall'arena politica da ormai 20 anni, si occupava della società che avrebbe dovuto costruire e sciaguratamente non riuscì a farlo, il ponte sullo stretto di Messina, ma dalla politica parlamentare era lontano ormai da 20 anni. Bene. Il governo, poche ore dopo la morte di Zamberletti, decide che quest'uomo deve avere l'onore dei funerali di Stato, che è un qualcosa che viene riservato normalmente ai presidenti della Repubblica e alle alte cariche istituzionali, costituzionali. Quindi viene fatto nella notte questo decreto, lo fa Giuseppe Conte, che allora era capo del governo, e ai funerali di Giuseppe Zamberletti si presentano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla quale io non smetterò mai di essere riconoscente per il suo scritto introduttivo del libro, e si presenta il capo del governo. Insomma, quel giorno, a quel funerale, noi abbiamo capito che al di là degli steccati politici, ideologici, se una persona ha operato bene, se la gente lo ha amato come Zamberletti, per il Friuli è una sorta di icona, è una sorta di santo. In Irpinia è ricordato come l'uomo dell'efficienza in un clima molto più difficile di quello che trovò il Friuli, per i motivi che possiamo immaginarci. Insomma, è un uomo che meritava questo onore e che merita anche questo libro che io mi auguro le nuove generazioni leggano, perché una volta tanto questo paese si è inventato un qualcosa e se l'è inventata lui sulla pelle delle migliaia di morti dei terremoti, ma anche sulla pelle sua. Lui una volta mi disse: non è bello diventare famosi per le disgrazie degli altri. E io ho avuto questa disgrazia, perché insomma, va bene, io ero famoso, andavo sui giornali perché c'erano stati 1.000 morti in Friuli e 3.000 in Irpinia, insomma, ecco. Io vorrei che lo leggessero le nuove generazioni per avere l'orgoglio di sentirsi italiani, perché una volta tanto con questa legge noi siamo stati un modello per l'Europa. Una legge che impiega 25 anni per diventare quella che poi viene emanata nel 95, dal 70 al 95, una legge faticosa che ha questa chiave di lettura. Zamberletti ha fatto diventare un servizio fondamentale dello Stato la generosità e la predisposizione alla solidarietà del popolo italiano. Ve le ricordate gli angeli del fango nell'alluvione di Firenze nel 1966? Tutti quei ragazzi che corsero in maniera disordinata, e questo poi ha corretto la legge sulla protezione civile, a salvare i manoscritti del 400 e del 500 a Firenze. Ecco, su quel bene comune che gli italiani, come pochi altri, sanno coltivare, Zamberletti ha costruito una legge, lo ha fatto diventare un servizio fondamentale dello Stato, che si fonda non sui capi, si fonda sui 300.000 volontari, che nel caso ci fosse una calamità naturale, adesso sanno cosa fare, quando partire, dove andare, dove trovare i mezzi, come organizzarsi. E il libro vuole essere questo, il ricordo di una volta tanto nella quale l'Italia è stata leader ed è stata un modello. Sì, devo dire che il libro fornisce questa idea, ci dà questa idea dell'importanza di questa creazione che abbiamo visto in tanti ambiti distinguersi per la sua efficienza e per la sua importanza, perché da quando c'è la protezione civile in Italia,
bene o male siamo riusciti a gestire cose di una certa importanza, poi si è arrivati quasi al paradosso negli ultimi anni di vedere la protezione civile fare anche altre cose come la... lo stiamo vedendo e sperimentando in questi mesi e anni disgraziati, insomma. Noi vediamo in giro un uomo con i gradi di generale di corpo d'armata affiancato dal capo della protezione civile. E io credo che il gollista Zamberletti, perché Zamberletti è stato un gollista, sia felicissimo di vedere che figliuolo ha quei poteri, non come i suoi, ma comunque quei poteri speciali che occorrono in certe situazioni per mettere a tacere il dibattito politico e per fare le cose. Noi stiamo uscendo da questa tragedia, speriamo che sia la volta buona. Grazie, io mi sono andato a vaccinarmi in un centro, mi hanno accolto, ho visto le Croce Rossine, ho visto i militari, mi sono iscritto grazie alle Poste Italiane, ho detto ecco ci sono alcuni valori, ci sono alcune istituzioni che rappresentano la cultura patriottica di questo paese, nel momento del bisogno ci sono e sanno fare le cose. Ecco, io mi auguro che non si ripeta più una pandemia per sperimentare questo modello, ma che qualcosa stiamo imparando da quello che vediamo e di cui beneficiamo in questi mesi. Insomma, ecco, per cui Zamberletti era gollista, l'impronta del suo agire è stato militarista con l'aiuto dei sindaci, lui aveva saltato tutte le categorie intermedie, non voleva provincia, regione, no, lui aveva dato la piena responsabilità, i suoi referenti erano l'esercito ed erano i sindaci e i vigili del fuoco per i quali lui stravedeva, lui ha avuto un rapporto speciale con i vigili del fuoco, insomma, ecco. E quindi insomma questo libro ci insegna anche a riscoprire che ci sono delle istituzioni in questo paese che forse potrebbero essere usate meglio e di più. Andrebbero assolutamente valorizzate. Lui è riuscito a farlo perché è riuscito a mettere insieme tutti con un pizzico di autoritarismo che probabilmente è necessario in certe situazioni. Lui aveva i poteri speciali. Bravo, hai bisogno di qualcuno che faccia da riferimento. Lo mandano sul fronte di queste disgrazie con i pieni poteri. Lui una volta ridendo dice l'unico potere che non avevo era quello di ordinare un'esecuzione capitale, per il resto potevo fare tutto perché io comandavo sull'esercito, sui vigili del fuoco, sui carabinieri, sulla polizia, insomma. E però ha saputo comandare. Fai notare una cosa, che i pieni poteri non gli furono dati dopo la prima scossa del Friuli di maggio, ma gli furono dati a settembre dopo la seconda e più devastante scossa che aveva distrutto quello che nel frattempo si stava ricostruendo. Quello che era stato fatto, sì, ma il Friuli fu una cosa terrificante, perché quando si pensava di aver finalmente avuto la possibilità di rifiatare, ricadde giù tutto, una cosa... E beh, lì diciamo anche togliamoci tanto di cappello di fronte al popolo friulano, no? Assolutamente sì. Che si rimboccò le maniche accanto all'esercito con grande dignità, quasi imbarazzati per quel. C'erano alcune vecchiette che quando gli si portava il rancio dicevano: ma dobbiamo qualcosa? Dobbiamo, lo dicevano in dialetto friulano. Io non ve lo so ripetere, cioè se dovevano dare qualche cosa, cioè quello che diceva Kennedy, non chiedetevi cosa lo Stato deve fare per me, ma cosa io devo fare per lo Stato. Sì. Beh, i friulani sono un'eccezione. In Irpinia ci furono situazioni diverse. E una cosa che mi ha colpito nei racconti zamberlettici, io sono stato aiutato di più dai comunisti di Enrico Berlinguer che dai democristiani di De Mita. De Mita in Irpinia mi fece una guerra pazza perché voleva che il comando delle operazioni fosse ad Avellino, guarda un po', perché lui si era messo in testa che ovviamente voleva essere parte del potere che un commissariamento
emanava e gli fece la guerra, insomma. Mentre invece lui apprezzò la fedeltà dell'avversario politico che andava ogni mese a trovarlo, sì, e che chiedeva garanzie in cambio dell'appoggio in Parlamento. Siamo nel periodo in cui Moro e Berlinguer, poi Moro la paga purtroppo, sì, tentano di fare il compromesso storico. La dimostrazione che poi la storia è fatta dai grandi uomini, non dai partiti. A prescindere dai partiti, i grandi uomini si trovano e sono quelli che poi rendono possibili anche le grandi imprese, come quelle che ha fatto Zamberletti, combattendo anche all'interno del suo partito contro il cosiddetto fuoco amico, perché no, non era assolutamente ben visto quest'uomo che aveva delle idee strane, idee golliste, idee autoritariste, che metteva quasi in dubbio il parlamentarismo, soprattutto era un totem per la DC. Prego. Perdonami, nessuno me lo dissi una volta Enzo Biagi, il grande maestro. Ricordati che nessuno ti perdona, tutto ti perdonano tranne il successo. E lui aveva avuto successo, quindi paradossalmente aspettavano che scivolasse su qualche buccia di banana, insomma. E questo è... Ma non è la politica. Lui, voglio ricordare una cosa. La nostra esistenza, cioè, siamo uomini fallaci. Si è dimesso Zamberletti proprio dalla protezione civile perché un suo aiutante aveva, a quanto pare, preso una tangente di 14 milioni. E lui si è dimesso, con il parere contrario di tutti, Moro e Andreotti. Moro lo prese a male parole dicendo: sì, tu non lo fai per onestà, lo fai per superbia. Noi in questo momento, c'erano le elezioni imminenti, non ci possiamo permettere di essere per un rubagalline 14 milioni, non ci possiamo permettere di buttare al vento tutto quello che tu hai fatto alle ortiche. E lui disse: no, presidente, io, quello era un mio uomo, e per il principio della responsabilità oggettiva io lascio il commissariamento, che poi Andreotti gli ridà quando il 15 settembre, la notte del 15 settembre famosa, il Friuli, che era stato ricostruito, ritorna a essere raso al suolo. Esatto. Quindi pensate che uomo, pensate che mentalità, assolutamente unico. Volevo coinvolgere Giovanni Mollica nella discussione, parlando dell'altro aspetto che ha curato Zamberletti. Zamberletti aveva due, diciamo, pallini, quello della protezione civile e quello delle infrastrutture. Era un uomo che considerava le infrastrutture fondamentali. È stato alla società Ponte sullo Stretto di Messina e ha dichiarato, io voglio leggere dal libro una frase che ha, una dichiarazione che ha rilasciato lui a proposito del ponte sullo Stretto. Pensate che quel ponte erano disposti a costruirlo i cinesi, si rammaricò Zambo, soprannome di Zamberletti, in una delle ultime interviste. I loro advisor mandati da Pechino mettevano a disposizione soldi, materie prime, progetti e ingegneri, vedendo nella Sicilia la base logistica per le navi cariche di merci in arrivo da Suez. Peccato mortale la rinuncia. Congiunte le due sponde, le ferrovie avrebbero prolungato la linea ad alta velocità fino a Palermo. Invece si è fermata a Napoli, come Cristo a Eboli, come nel romanzo di Carlo Levi. Giovanni Mollica, queste parole dette da Zamberletti nel 2002, cosa ti fanno venire in mente? Sono di strettissima attualità. Sì, sono di strettissima attualità, però volevo anche rimarcare una cosa. Il potere può essere interpretato come libertà di agire o come responsabilità. Io ho conosciuto Zamberletti, ovviamente molto meno di Gianni, ma l'ho conosciuto nella sua attività di presidente della Stretto di Messina. Beh, lui come presidente della Stretto di Messina, come sempre accade in questo tipo di società, non esercitava un potere vero, perché il potere era dell'amministratore delegato e quindi della politica che aveva messo lì l'amministratore delegato per andare in una certa direzione. Lui era più una figura di garanzia e assolutamente non andava al di là o al di fuori di quelli che erano i suoi compiti. Cioè Gianni Spartà dice gollista, verissimo, perché utilizzava il potere quando l'aveva per fare quello che effettivamente andava fatto.
ma lui era anche assolutamente rispettoso di quelle che erano, di quelli che erano i ruoli all'interno di un'istituzione, e in quel caso la Stretto di Messina come società concessionaria dell'attraversamento della stabile era una forma di istituzione perché rappresentava lo Stato. Lui non ha mai, come dire, proclamato grandi principi, lui figurava come persona di responsabilità, e quel tratto umano straordinario che io ho potuto apprezzare in quelle volte che l'ho incontrato, e proprio ti faceva capire che avevi di fronte una persona di diversa, una persona che, insomma, a volte uno va da un presidente pensando di avere, insomma, di trovare la persona gonfia. Lui era un servitore della società, anche nella qualità di presidente. Comunque, al di là di questo, che veramente, ecco, io capisco che Gianni ogni tanto si commuove quando parla di Zamberletti, perché, e lo capisco perché da quel poco che l'ho potuto conoscere, l'ho potuto incontrare, gli ho potuto parlare, effettivamente questo tratto umano era straordinario, e lo individuavi dopo due parole, la enorme differenza con tutti i suoi colleghi, l'enorme differenza che era proprio un qualcosa che avvertivi proprio d'acchitto, al respiro. Comunque, non voglio fare retorica, torniamo ai cinesi. Il discorso dei cinesi è il classico discorso di oggi, cioè praticamente queste cose che diceva allora Zamberletti senza portarle fino in fondo, proprio perché il suo ruolo era quello di garanzia, non quello di operativo. L'operativo era l'amministratore delegato che prendeva istruzioni dalla politica, e quindi se la politica diceva no, non fare questo, lui, l'amministratore delegato, non lo faceva. E quindi tutto questo ha comportato il fermo della Stretto di Messina e la mancata costruzione del ponte. La mancata costruzione del ponte deriva dal fatto che, in fondo, io ne sono assolutamente convinto, la politica non lo voleva. Doveva fare scene, doveva fare grandi parate, grandi show. Non dovevano sprecare soldi. Questo, devo dire la verità, era una cosa che è bene sapere. Il famoso, le lamentele che succedono ora, i soldi che si sono mangiati, i soldi che hanno... Ecco, questa non è complessivamente vera, perché un progetto di quelle dimensioni, che costa 300 e rotti milioni, è percentualmente molto inferiore alla media dei progetti di quelle dimensioni. È chiaro che sono soldi che sono per lo più tornati a Roma più ancora che a nord. Non sono stati tanto spesi sul territorio ne sono arrivati pochi, ma questo è un discorso che ha anche, insomma, che purtroppo risponde anche alla qualità. È chiaro che la qualità non c'è a sud, la qualità dei collaboratori, dei grandi ingegneri, dei grandi amministrativi, dei grandi avvocati, questa non c'è, perché c'è poco da fare. Se non ci sono le grandi cose, non ci saranno nemmeno i grandi collaboratori. Quindi dico, se io devo pensare alla struttura, a un grande ingegnere strutturista che studia la struttura del ponte sullo Stretto, io c'è poco da fare. Penso a Fabio Brancaleoni della Sapienza, se penso all'aerodinamica, penso alla Galleria del Vento del Politecnico di Milano. Insomma, non si può essere velleitari e chiamare il geometra all'angolo o viceversa. L'ottimo, per carità, onestissimo, bravissimo professore, docente dell'università o professionista locale, perché non ha l'esperienza, non ha i contatti internazionali per poter portare avanti un discorso del genere. Quindi togliamo da parte questo discorso, si sono mangiati i soldi, queste cose becere, che sono veramente penose, non dovrebbero neanche essere prese in considerazione. Ora, tornando a noi, i cinesi c'erano, però i cinesi bisogna coltivarli, non è che bisogna pensare al solito come fosse un reddito di cittadinanza, che arrivano i cinesi, li riempiono di soldi, perché così noi ce li dividiamo tutti qua a Messina, certo, a Reggio Calabria, a Palermo, non so dove. Se i cinesi vengono, ci mettono tutti in riga, e hanno ragione di metterci tutti in riga. Quindi mettono in riga sia la forza lavoro locale a tutti i livelli, sia la politica locale. E questo noi non siamo abituati a sentircelo dire. Perché c'è poco da fare. Tu devi accettare delle cose. Cos'è successo al Pireo? Quando sono arrivati i cinesi al Pireo,
e hanno investito un mare di soldi, hanno trasformato il Pireo nel primo porto del Mediterraneo, anche se non è ancora esploso come potrebbe, perché esploderà e sarà incredibile la forza del Pireo quando sarà completato l'alta capacità che va verso Budapest e verso il centro d'Europa. Immediatamente hanno messo in riga tutti, e infatti le lamentele da parte sindacale, da parte di molte forze politiche, erano: questi sono arrivati e fanno quello che vogliono. Ed era vero, però fanno quello che vogliono e hanno trasformato il Pireo da un porticciolo di due soldi e l'hanno trasformato nel più grande porto del Mediterraneo. Qui non eravamo pronti a fare, a cominciare dall'allora presidente della regione, non parliamo poi dell'assemblea regionale, non parliamo, perché è chiaro che di un momento è un po' il discorso in tredicesimo fatto nel terremoto del Friuli da De Mita. De Mita dice: o partecipo io alle cose, e Zamberletti si oppone perché sa che se partecipa De Mita, ma non come persona, come cultura politica, se partecipa De Mita come cultura politica, lui non potrà essere efficiente e corretto come avrebbe voluto essere, ma non perché De Mita sia un disonesto e Zamberletti sia onesto, è proprio una questione di cultura. La stessa cosa accade qua: i cinesi si offrono, ma tutto il tessuto locale, soprattutto politico, e anche il tessuto nazionale, insomma, comincia a venirgli l'orticario. E questi cosa vogliono? E così qua. Poi ci sono le pressioni internazionali, ma quelle fanno parte di un altro discorso. Insomma, a me... siamo preparati. Prego, Gianni. Mi volevo inserire... Beh, innanzitutto io voglio introdurre una nota di ottimismo. Io, qualcosa mi fa dire che Draghi, da Presidente della Repubblica, rimetterà sul trampolino di lancio l'opera, il ponte sullo stretto. E fu Monti a tagliare quest'opera di fronte a uno Stato che, diceva lui, era sull'orlo del fallimento. Io sono convinto che un europeista come Draghi possa riflettere, e poi anche ho molta fiducia anche nel mio concittadino Giancarlo Giorgetti, che adesso è allo sviluppo economico. Abbiamo fatto due chiacchiere quando il libro è stato presentato al Senato qualche tempo fa, e anche lui si rende conto che se vuoi tenere l'Italia unita, e Salvini a parole fa il meridionalista, insomma, tu non puoi permetterti che la Sicilia resti così, si avvicini più all'Africa che all'Europa. E noi sappiamo che quei 3 chilometri di ponte sono fondamentali. A me fa ridere questa scampagnata atlantista che si è fatto Biden in questi giorni. È chiaro che lui deve parlare male del paese che ha in mano per intero il debito americano. Deve minacciarlo affinché questo debito magari gli venga rimesso, rimetti a noi i nostri debiti. Ma tutti noi sappiamo che la Cina era vicina negli anni 60, adesso ce l'abbiamo sotto casa con i supermercati, con qualsiasi cosa. Io sono stato in Sicilia 10 giorni e sono andato dai cinesi a rifornirmi di tutto. Questo in un paese dove c'è un S lunga, voglio dire, dove ci sono anche i grandi guru dei supermercati. Eppure, e poi i cinesi le opere pubbliche, le grandi opere le sanno fare. Con i cinesi noi avremmo già la TAV tra Lione e Torino, e avremmo il ponte, avremmo un MOSE efficiente, e noi lì siamo deficitari. Non possiamo certo invidiare o elogiare una dittatura quale quella cinese. Però ci dobbiamo mettere in testa che col modello cinese, con gli ingegneri cinesi, con le materie prime cinesi, le grandi cose si fanno. Dobbiamo stare attenti alla contraffazione, dobbiamo vigilare sul fatto che questi non è che copiano, loro fanno contraffazione, non è una copiatura la loro, sono terribili. Però voi avete mai visto una piazzata di cinesi? Cioè, quando ci sono di mezzo disordine, degrado, non sono mai i cinesi, che sono silenziosi, operosi,
E comunque, voglio dire, il sogno di Biden va bene, adesso lo archiviamo. Torniamo alla realtà. La realtà è che l'oste che ha in mano i conti è la Cina. Ahimè, la Cina è l'India. La Silicon Valley è stata una grande epopea, ma i cinesi, gli indiani a Bangalore hanno fatto cose dell'altro mondo nel campo dell'informatica. Cioè, gli emergenti, quelli che hanno fame, sono i cinesi e gli indiani. E cari signori, ci vuole la fame per fare le cose, senza fame, con la pancia piena, di cose non se ne fanno. E Gianni, dobbiamo guardare a questi mondi, anche all'Africa, dove noi siamo rispetto all'Africa il punto di collegamento con l'Europa, anche questo è un aspetto da valutare. Tra l'altro io vedo tutte appassioni alle sorti della Sicilia, perché avevo dimenticato di dirlo, tu vivi a Varese da una vita, ma sei di origini messinesi, quindi come il cognome tradisce. Volevo chiederti, Gianni, tornando alla figura di Zamberletti e alle figure che hai ricordato tu della politica italiana attuale, quanti Zamberletti vedi nella politica di oggi in Italia? Ma potenzialmente ne vedo. Mi piace molto l'attuale ministro delle infrastrutture, Giovannini, mi sembra una persona seria. Poi abbiamo Draghi, insomma, se non cambiamo qualcosa sotto la presidenza di un personaggio così, poi la verità è che dobbiamo chiederci quando il Parlamento tornerà a essere determinante nella vita di questo paese. Allora, Zamberletti, oltre che un inventore, è stato un profeta. Perché lui aveva in mente, idealizzava e propugnava la Repubblica presidenziale sul modello francese, il capo dello Stato, che è anche capo del governo, ovviamente eletto dal popolo. Mi sapete, se io vi faccio i nomi degli ultimi 6-7 presidenti del Consiglio, chi li ha nominati? Il Parlamento? Sono usciti dal Parlamento? No. È stato il Quirinale a mettere lì Monti ai tempi, poi Gentiloni, poi adesso Draghi e prima Conte, che, devo dire la verità, non mi sento di crocifiggere. Lui la pandemia l'ha affrontata quando nessuno sapeva niente di questo maledetto coronavirus. Adesso ci facciamo tutti scacci, come si dice in Sicilia, ma adesso, voglio dire, abbiamo il vaccino e quello non aveva niente. Sì, sì, quindi diciamo dobbiamo riflettere anche sulla nostra forma di governo di costituzionale, cioè, e sul ruolo del Parlamento, che oggi sembra un optional, come le ruote in lega, insomma, su un'automobile. Puoi averlo. C'è stato un cambiamento nel ruolo del Presidente della Repubblica, proprio in senso più presidenzialista. Forse Giovanni Mollica voleva dire una cosa. Giovanni. Sì, volevo dire una cosa, perché io in questo dissento un po' dal mio amico Gianni Spartà. Cioè, è vero, io sono anche, ho molta fiducia e molte speranze in Draghi, però il problema è che nessuno è un tuttologo. Draghi ha bisogno di consiglieri, e il mio grosso dubbio, e lo tocco con mano da quello che sento dire, sono i consiglieri di cui si circonda. Purtroppo i ministeri non sono più quelli di una volta. I ministeri sono stati imbottiti da personale messo lì soprattutto dal Movimento 5 Stelle, e zeppo di persone totalmente incompetenti, che parlano perché sono stati messi lì e naturalmente consigliano. Se oggi io avessi il telefono e potessi parlare con Draghi e gli dicessi: sai, caro Draghi, vedi che il ponte a tre campate è una sciocchezza per questo motivo, e contemporaneamente ci fossero dei funzionari dei ministeri o degli ingegneri che vanno per la maggiore, che frequentano costantemente il Parlamento o addirittura la presenza del Consiglio, è chiaro che lui ascolta loro e non ascolta me, che sono l'ultimo arrivato. Però proprio questo lo vedi e lo tocchi con mano quando Draghi dice, perché ogni tanto le ha dette, stupidaggini. Perché ogni tanto dovrebbe, non fidandosi troppo di quello che
che gli viene detto, gli viene sussurrato all'orecchio, cercare di approfondire. Ora io mi rendo conto che ha 10.000 problemi, uno che deve fare la riforma della giustizia, la riforma fiscale, la riforma della burocrazia, non è che può stare 8 ore ad ascoltare i tecnici che gli parlano di Ponte sullo Stretto, diciamo che ne ha ben altri problemi, e giustamente dà delle priorità. Però Draghi non può venire a dire che la Reggio Calabria-Salerno, che sulla Reggio Calabria-Salerno, che sono 450 chilometri, si andrà a 250-300 l'ora, impiegando 4 ore. Perché 450 chilometri diviso 4 ore fa 110 chilometri l'ora. Appunto. E quindi non mi puoi dire che si va a 253. Devi dire la verità, che non sai, che ci saranno dei piccoli tratti in cui si farà una velocità alta. Però purtroppo molti tratti saranno più lenti, perché quando sarà completata nel 2050 ci saranno ancora dei tratti in cui 180 chilometri di gallerie in cui non si può certo superare i 160. E la gente capirà. Però se tu dici si va a 250 e impieghiamo 4 ore, la gente dice: ma oddio, che cosa dice questo? Non parliamo di Giovannini, stendiamo un velo pietoso, Gianni, su Giovannini. Giovannini ha detto, ecco, mentre Draghi ne ha dette un paio, Giovannini di sciocchezze ne ha dette tantissime. Basta Giovannini e purtroppo anche molti esponenti del Partito Democratico. Io ho risentito oggi l'intervista della Serracchiani fatta oggi e un altro giorno, mostruosa, le idiozie che ha detto questa donna, che è capogruppo dei deputati del PD, dicendo cose assurde. È come se, praticamente, è la stessa cosa che se fosse andato Speranza in televisione dicendo: sapete, io ho qualche perplessità sul vaccino. Sì, è vero che è stato approvato dall'AIMA, però sai, io devo approfondire. Cioè, non si posso, ci sono dei limiti come posso dire, alle bugie che dicono. I limiti dovrebbero essere dati dalla decenza. E la Serracchiani ha superato tutti i limiti della decenza, come li ha superati Giovannini. Dico, Roberto lo sa, tu probabilmente no, perché non puoi sapere queste cose. Più di 2 mesi fa, come Rete per le Infrastrutture, abbiamo presentato una diffida al Presidente del Consiglio, soprattutto ai ministri, alla Capitaneria di Porto, chiedendo di essere rassicurati sulla sicurezza del traghettamento. Esattamente. Diffida che era documentata, dicendo: guardate che in quei posti si fa così, in quell'altro posto si fa così. C'è un regolamento che dice che il percorso di sfuggita non deve avere ostacoli. Cara Capitaneria di Porto, caro Ministro delle Infrastrutture, ci vuoi rassicurare su questa cosa? Sono passati 60 giorni e non ha risposto nessuno. E qual è la risposta? Giovannini: supereremo il problema della lunghezza, della durata del traghettamento mettendo nuove navi. Cioè esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare. Questo non lo puoi fare, devi approfondire, sì, devi capire. Esatto. Mi correggo, io l'ho incontrato così, l'ho sentito parlare alcune volte, cioè, non sono un giovanninesco, mi è stata fatta a bruciapelo la domanda se ci sono altri Zamberletti. E allora ho detto, ho cercato di scegliere nelle seconde, non certo in coloro che ogni sera fanno il pastone politico in televisione, Salvini, la Melosa, cioè, ho cercato di estraniarmi dalla politica così. Però ecco, mi devi convenire con me che in Parlamento non possiamo, lo dobbiamo riqualificare. Assolutamente. Non possono andare persone che ai tempi di Zamberletti al massimo avrebbero fatto o gli autisti dei ministri o i consiglieri comunali. Assolutamente. Poi diventano ministri, ragazzi. Sì. Poi diventano ministri. E questo è il problema. Forse anche a causa dell'effetto Mani Pulite, noi abbiamo buttato alle ortiche una classe dirigente che in qualche modo usciva da scuole di partito. C'era la scuola del PC, la scuola della Democrazia Cristiana. Per prendere, adesso tu citi 5 Stelle, hai ragione, però i 5 Stelle hanno avuto un botto elettorale che io sono rimasto di stucco, insomma. Ecco. Poi che cosa sono lo stiamo vedendo. Sì, assolutamente. È successo. In pratica, invece, cosa si sperava?
si sperava che queste centinaia di nuovi parlamentari eletti soprattutto a sud del Movimento 5 Stelle, arrivando in Parlamento, imparassero, cioè elevassero la loro cultura media, che per carità anche inevitabilmente l'uno vale uno, lasciamo stare, insomma, dove invece si è grillinizzato il Parlamento. Lo so, ecco, esatto, bravo, è vero. Però ecco, tornando alla Sicilia, e questo lo dico con un po' di dolore nel cuore, anche la Sicilia, cioè Messina ha messo di suo, Messina ha avuto sindaci imbarazzanti, insomma, per bacco. Chi per ragioni di codice penale e chi per ragioni di, così, di normale dignità umana, insomma, ecco, magari onesti, però assolutamente imbarazzanti, e non all'altezza di una regione da cui sono usciti i migliori, i big della letteratura italiana, i big della filosofia. Beh, ma anche grandi, no, anche grandi politici. E anche grandi politici. Nel tuo libro, Gianni, si parla anche di Bernardo Mattarella, il padre di Sergio. Il papà. Tra l'altro dicendo, chiarendo che poi le varie voci di vicinanza alla mafia erano del tutto infondate. Anche Zamberletti dice Zamberletti, dice io, anzi, era venuto a prendermi all'aeroporto e abbiamo avuto un incontro strano con dei motociclisti che così passavano vicino alla nostra macchina, e lui a un certo punto mi prese e mi buttò nel sedile perché temeva che gli sparassero, e poi insomma ha perso un figlio, non credo assolutamente. Devo dirti una cosa che mi fa piacere dire: questo passaggio del racconto di Zamberletti io prima di pubblicarlo l'ho mandato a Sergio Mattarella. Caro Presidente, qua sì, allora, tanto per essere chiari, Zamberletti era stato mandato dalla DC laggiù perché c'erano voci che Bernardo, il papà di Sergio e di Piersanti, avesse così amicizie pericolose. E Zamberletti va lì e si rende conto che non era vero tutto ciò. Io questo passaggio l'ho mandato alla segreteria la può pubblicare tranquillamente, perché non abbiamo sicuramente nessuna un'ulteriore conferma a dimostrazione di quello che era il livello dei politici di una volta, per quanto male se ne potesse parlare, è quello che purtroppo è diventato. Però la riserva sta finendo, è dopo Mattarella, perché qua tutte le volte che c'è stato da nominare un Presidente della Repubblica abbiamo scelto nel ripostiglio della Prima Repubblica. Questa è un'ottima riflessione. Cosa dovremmo fare nella seconda e nella terza Repubblica? La cantina è finita. Si è esaurita. Esatto, Ciampi, Mattarella, Napolitano, questi personaggi. È vero. Non ce ne più, Cioè, e adesso veramente io. Vabbè, dicono Draghi, per l'amor di Dio, ma insomma, se non dovesse essere lui, io davvero mi chiedo chi può essere. Infatti, cioè, il nome che mi hai fatto, abbiamo parlato di Draghi e poi pochissimi altri, forse nessuno. Questo è un grosso problema per il futuro di questo paese e per la lungimiranza della politica, che ormai si è ridotta al massimo a pensare alla prossima scadenza elettorale. Guarda, io penso che la Protezione Civile non sarebbe mai nata se non ci fosse stato un personaggio come Zamberletti che ha visto lontano. Se ci fossero stati diciamo il livello medio, per non generalizzare troppo, della politica di oggi, la Protezione Civile non sarebbe mai nata, non so se siete d'accordo. Sai, però i presidenti del Consiglio di allora erano Moro e Andreotti. Di Andreotti si può dire tutto quello che si vuole, però adesso, sul profilo culturale di questi personaggi, sulla loro sapienza politica, insomma. Assolutamente sì. Tra l'altro nel tuo libro, volevo dire anche, si parla anche del caso Moro e del ruolo di Zamberletti in quell'occasione per salvare, per il possibile salvataggio di Moro, che poi purtroppo fallì. Va bene, io visto che sono passati 45 minuti, quindi siete andati anche un po' oltre i nostri tempi, voglio innanzitutto ringraziare Gianni Spartà perché mi ha appassionato. Io ho visto
la presentazione di questo libro a Rotary, alla quale ero stato invitato da Giovanni Mollica, con curiosità, ma sono rimasto letteralmente affascinato dal racconto di questo personaggio che conoscevo poco, avevo grande stima per quello che aveva fatto, ma non sapevo tutti i particolari che Gianni ha saputo raccontare in maniera veramente ammirevole. Consiglio a tutti di leggere questo libro, anche e soprattutto alle nuove generazioni che non hanno avuto la fortuna di conoscere personaggi politici di questa levatura, a prescindere dal colore politico, a prescindere da come la si pensi. Quindi volevo ringraziarti, Gianni, per la tua presenza. Ringrazio voi, ringrazio la mia Sicilia. Io sono stato bravo. Grazie a Giovanni Mollica, delle cui conoscenze e capacità sono informato da diversi anni. Sono andato a presentarlo al suo Rotary a Messina. A me ha fatto, adesso non voglio fare il sentimentale, però insomma, essere lì nella mia città, da cui è partita la mia famiglia con le valigie di cartone per raggiungere non Varese, ma Porto Ceresio, un paesino a 2 chilometri dalla Svizzera, dove mio padre andò a fare il doganiere. Mi ha fatto, tutte le volte che vengo a Messina e mi capita di parlare in pubblico, come mi ha dato modo di fare Giovanni Mollica, io ho grande orgoglio di essere nato in Sicilia, a pochi chilometri da quel luogo in cui Zamberletti, più svizzero che lombardo, lo definiva Giampaolo Pansa. Più svizzero che lombardo, volevo fare il ponte. Cioè, tu pensa, uno che è nato a Varese, che era stato lì per trovare i finanziamenti per sbloccare la pratica del ponte. Grazie comunque di questa occasione. Di questo uomo. Giovanni Mollica, un saluto veloce per chi ci segue. Sì, questa tua trasmissione, Roberto, in questo momento, con questo programma su Zamberletti, con Gianni Spartà e roba del genere, io credo che abbia un ruolo molto importante. Prima di tutto perché l'Italia è una. È inutile continuare a dire sciocchezze. L'Italia è una e non può che essere una. Quindi portare un varesino, anche se di origine siciliana, che ha scritto su Zamberletti, che naturalmente insomma non era siciliano, ma che si era occupato della Sicilia in modo con grande cuore, con grande coraggio, è un modo per superare quell'isolamento di cui abbiamo sempre parlato. Noi dobbiamo ascoltare quello che succede fuori, perché da quello che succede al di là dello Stretto e al di là della Calabria, al di là di Napoli, al di là di Roma, soprattutto forse al di là di Roma, impareremo a capire che cosa potrebbe essere questo paese. Se solo, ecco, questo è uno dei pochi tratti in cui io sono d'accordo con Renzi. Questo è un paese che ha delle possibilità immense, se solo imparasse a non dividersi tra guelfi e ghibellini, tra bianchi e neri e tra montecchi e capuleti. Perché se riuscissimo a capire che non bisogna farsi le scarpe l'un l'altro, ma viceversa bisogna lavorare, fare sistema, come si dice, noi veramente potremmo tornare a essere un grande paese, che oggi non siamo, è inutile negarlo, oggi siamo un paese meraviglioso, ma non siamo un grande paese. Insomma, un'unità del paese che persone come Gianni Spartà, che dal sud arriva al nord con grande successo, possono, come dire, incarnare fisicamente. E ci auguriamo che vada così e ci auguriamo di avere altri Zamberletti nella storia futura del nostro paese. Roberto, bene, io saluto tutti. Invita persone che vengono da fuori. Non è una critica alla tua trasmissione, che si chiama Sicilia in Progress, per carità, è giustissimo fare la trasmissione su Palermo. No, ma andiamo in tutta Italia, quindi con... Porta tutte le persone che possono dare uno squarcio, anche al costo di non condividere le loro idee. Gianni Spartà, la prossima volta ci devi fare venire Giorgetti. Ecco perché. Io gli ho detto che ho avuto la possibilità di parlare di Varese, di un varesino illustre a Messina, e gli ho detto, tu prima ci diamo del tu, perché sai che cosa ci unisce?
Lui è figlio di un pescatore. È figlio di un pescatore, io sono nipote di un pescatore. Solo che lui, suo padre, prendeva quelli che mio padre diceva i piscilago. Sì, mentre mio nonno pescava i totoli, pescava i tonni e pescava le ricciole. Da buon lui, secondo me, se siete capaci di creare un'opportunità, io te l'ho detto, sì. Lui è l'uomo che, avendo in mano il MISE, lo sviluppo economico, può ragionare sul fatto che si fa ancora in tempo a recuperarla quest'opera. Non fosse altro per non aver buttato via 40 anni di stipendi. Cioè, in quella società io ho conosciuto persone che sono state assunte nel 73 e sono andate in pensione nel 2012. Cioè, hanno lavorato 40 anni in una società che doveva fare una cosa e non l'ha fatta. E questo è veramente un paradosso incredibile, insomma. Va bene. Con questa speranza ci salutiamo, Gianni. Grazie ancora. Grazie a te. Auguri per il tuo libro. In bocca al lupo. Ciao. Grazie. Gianni Mollica. Alla prossima occasione con un ospite. Di nuovo una buona serata a tutti.